Allora, siamo qui in piazza Viggianello nel centro storico, siamo con Matteo, uno dei protagonisti della serata. Allora Matteo, vedo qui che abbiamo riproposto Betlemme, se ho capito bene, vero? Sì, qui siamo in piazza Umberto I nel centro storico di Viggianello, dove praticamente abbiamo giustamente creato Betlemme con gli antichi mestieri, svolgendo la natività di Gesù con aspettando la Madonna e San Giuseppe e di conseguenza l'arrivo anche dei magi. Qui siamo stati un gruppo di giovani dove ci siamo cimentati a creare un qualcosa per il nostro territorio, la quale noi siamo molto legati e attaccati a questo territorio. Riunendoci la sera ci siamo appunto, come dicevo prima, cimentati nel costruire questa scenografia che è partita la sera di Natale, dal 24, per poi protrarsi in varie edizioni e oggi con l'arrivo dei magi si è conclusa. Giustamente aspettando la natività, dove Gesù ha scelto appunto proprio di nascere in una mangiatoia. Il re del mondo ha cercato il luogo più umile dove tutti lo possono accogliere e acclamare, aspettando giustamente il suo grande arrivo. Una bellissima iniziativa, c'è stata parecchia gente. Una cosa particolare, ho visto che i vecchi mestieri sono stati un po' rappresentati, se non tutti, però in grande parte, vero? Ci abbiamo il calzolaio, abbiamo il falegname. Il falegname, il fabbro, il fornaio, questi sono soltanto l'inizio, sarà uno dell'inizio di un percorso nel quale noi ci vogliamo cimentare nel portare avanti, e non solo, vogliamo anche pubblicizzare e far conoscere la natività di Gesù, far conoscere anche l'intero territorio che Viggianello può offrire, le innumerevole tantissime bellezze che la quale noi possiamo offrire ai nostri meravigliosi visitatori. Ricordiamo che siamo nel Parco Nazionale del Pollino, quindi abbiamo questa bellissima serata, ma è stata organizzata anche anche la Chiesa ha avuto una parte nell'organizzazione, oppure solo dei ragazzi? C'è stata vicino, sì, ci sono stati vicino anche Don Antonio e Don Francesco Sirico. Ringraziamo anche i parroci che ci stanno molto vicino e ci aiutano nel portare avanti queste iniziative, così come tante altre che avremo in programma nel svolgere stesso sul nostro territorio. Noi Matteo sicuramente di Viggianello Vacanze News sponsorizzeremo questa iniziativa, perché è stata bellissima. Io vi ringrazio di avermi invitato e complimenti ancora. Grazie, ringrazio voi e non posso dire che vi aspetto alla prossima edizione. Ci saremo sicuramente. Ciao Matteo. Grazie, ciao. Thank you.
salmone. Dai, dai.